Buongiorno. Rieccoci tornati. Io sono Brinok, sarò il reader di nuovo per la run di Amaranth One di The Talons Principle Genna 100% 60 fps per PC. E lascio la parola ad Amaranth One per presentare la run. Benissimo. Prego. Spiego velocemente la categoria. Allora, Gehenna, prima di tutto, è un DLC. Sono 40 puzzle nuovi. Nella maratona scorsa abbiamo visto il gioco principale. Questo è un DLC che introduce appunto nuovi puzzle, nuove cose da collezionare. E noi andremo a fare questo. 100% vuol dire che lo completeremo nella sua interezza, quindi tutti e 40 puzzle, e 60 fps è importante perché la fisica di questo gioco si basa sul framerate, cioè ci sono certi trick che se è un framerate spropositato ti lanciano in aria fortissimo e salvano un sacco di tempo, quindi limitando a 60 fps diciamo che eguaglia il campo per tutti i runner. Detto ciò, direi che possiamo partire. Il timer pronto, parto tra 3, 2, 1. Andiamo. Uriel, questo svegliati. È un mondo di introduzione che posso usare per spiegare velocemente la lore. Sostanzialmente siamo in un mondo virtuale. C'è Elohim, che è un omino nel cielo che diciamo gestisce questo mondo virtuale, che ha punito altri abitanti di questo mondo per vari comportamenti errati, ma se corriamo molto rapidamente in questo mondo le voice line di Elohim non si triggerano e quindi sentiamo solo quelle due parole all'inizio quando dice Uriel svegliati e poi basta, lo salutiamo per sempre. Quindi possiamo direttamente andare qui. Cioè questo mondo centrale con quattro mondi, noi partiamo dal mondo 3 perché è leggermente più veloce. Posso mostrare subito dal mondo 3 adesso, tempi di caricamento, giustamente. Che in realtà i puzzle noi li risolveremo per modo di dire, perché la nostra idea di risolvere un puzzle è, se riesco a fare, mi viene bene il salto. No, non mi è venuto bene il salto, ci serve un timing un po' preciso qui. Ecco, saltare dentro gli alberi e poi arrivare su queste stelle. Di quelle stelle ce ne sono 16, quindi in realtà stiamo giocando a Super Mario 64, no, scherzavo. ci sono 16 stelle, ci stanno 17 robot da liberare, sono questi i primi collezionabili, poi ci sarà più avanti altri 7 alla fine, ma li spiegherò dopo. Comunque, come vedete, stiamo facendo cose alquanto non convenzionali, non stiamo proprio risolvendo puzzle, diciamo che ci sono molti glitch di cui abusiamo felicemente. Questo è uno che sarà particolarmente comune, il salto del cubo. Se mettiamo un cubo da un altro lato di una barriera e poi lo proviamo a prendere mentre ci stiamo saltando sopra, succede che facciamo un salto del cubo e ci porta in cielo e ci rompe completamente tutti i puzzle e lo useremo spessissimo. Una particolarità del salto del cubo è che cambia in base alla velocità del giocatore, c'è un'opzione dal menu, questo adesso devo mettermi bene con l'angolo per farlo uscire, sia il posizionamento del cubo che l'angolo che usi, esatto, puoi influenzarlo, ma appunto cambiamo dal menu rapidamente la velocità a lento per far funzionare quel setup e poi torniamo a veloce e andiamo in questo livello. Adesso dobbiamo andare qui sopra e poi questa è una cosa brutta, la posso salvare? Fammi pensare se la posso salvare, mi sa di sì, facendo una cosa simile. Aspetta, la situazione è leggermente grave perché quella cosa non mi è mai successa in practice, quindi abbiamo già un mai successo momento. Però forse riesco a salvarla con un salto del cubo senza barriera, che è un trick un po' speciale. Ed è frame perfect, quindi mi ci serviranno un po' di tentativi. Ok, allora facciamo che ritorno in pendolo e la rifaccio per bene, perché non ho un backup pronto per quella cosa, dato che appunto mai successa. Partiti benissimo. Allora, di nuovo velocità giocatore lento.
Velocità del giocatore veloce. Ok, benissimo. Ok, non è successo niente. Siamo qui. Questa strat fa molto ridere. Semplicemente c'è una stella dietro quelle barre. Noi saltiamo verso le barre e clippiamo leggermente. E risolto il problema. Adesso facciamo un altro salto del cubo senza barriera. Quindi di nuovo frame perfect. Vedete che normalmente in quei salti del cubo che ho fatto prima ho usato una barriera, perché se piazzi un cubo dall'altro lato della barriera, quando provi a prenderlo, invece di prenderlo istantaneamente, scivoli verso il cubo. E questo effetto di scivolamento è quello che permette al trick di funzionare e possiamo simularlo usando una pausa, una sequenza di input abbastanza complessa, ma appunto, essendo frame perfect, ci vorranno parecchi tentativi in alcuni casi. Per adesso, oltre a quell'errore in armonia, direi che sono andati abbastanza bene. Con un ultimo salto del cubo qui liberiamo l'ultimo robot e abbiamo finito con il terzo mondo. Poi ovviamente noi non sapendo contare facciamo 3, 2, 1 e poi 4. Che, come ho detto all'inizio, è leggermente più veloce. Queste transizioni da un mondo all'altro forse sono gli unici break, perché per il resto è non stop da un sigillo all'altro, da una stella a un robot e così via. Nel mondo 2 abbiamo questo puzzle, salto del coniglio. Qui c'è un glitch molto strano, dobbiamo far piazzare quel cubo in modo che si muove da una ventola all'altra. Non è proprio. Non c'è. È una cosa che si usa solo in questo puzzle, sia tra il DLC che il gioco principale. Quindi è una cosa un po' inconsueta. Adesso dobbiamo fare un altro salto verso questo puzzle. Ok. Era preferibile se atterravo leggermente più corto, ma con un altro salto del cubo così ci schiantiamo la faccia su un muro per fermare il momentum. E dovremmo riuscire, ok, ad essere di qua. E poi da qui possiamo saltare verso il robot. Con un paio di salti, sfruttando il nostro esaedro, che non lo chiamiamo cubo, ma in realtà il nome ufficiale è esaedro. Poi c'è questa stella in cui in teoria dovremmo andare su una ventola per lanciarci in aria, ma come avete ben visto abbiamo altri modi per lanciarci in aria. Vediamo se il timing. Ok, fatto. E comodamente questo salto che usiamo per la stella ci porta anche vicino alla prossima leva. Ecco fatto. Ogni volta che clicchiamo su una leva, in realtà stiamo liberando uno di quei robot imprigionati di cui ho parlato brevemente all'inizio. Ma è una cosa davvero di poco conto nella speedrun. Una lore di cui abbiamo poco tempo per preoccuparci. Facciamo un altro salto del cubo per viaggiare rapidamente attraverso il livello. E poi qui ci stanno queste due mine che fanno da guardia a quella stella, ma se ci saltiamo da sopra riusciamo ad arrivare alla stella prima che le mine ci uccidano. E poi resettiamo il checkpoint perché le morte in questo gioco mantengono tutto il progresso. Quindi quella stella che abbiamo collezionato subito prima di morire adesso è nostra, ce l'abbiamo. Possiamo tranquillamente resettare e continuare. Poi ritorniamo in questo livello perché non abbiamo finito, ci sta ancora una leva e poi useremo una barriera qui per fare un salto del cubo molto più preciso. I salti del cubo senza barriera sono più rapidi generalmente perché li puoi fare da dovunque, non ti serve un lineup preciso, però quelli con la barriera sono più precisi perché hai punti di riferimento per puoi usare pixel precisi che ci servono qui. Ovviamente non l'ho preso. Questo purtroppo è un errore grosso, quindi puoi leggere una donazione se ci sono mentre lo riprovo. Allora, dammi solo un momento. Allora, per il momento non ci sono donazioni, però vorrei fare un piccolo reminder sugli incentivi che abbiamo per le prossime run. Ricordo principalmente l'incentivo di Marble It Up Full Game Classic runnato da Leolitz, che finirà subito dopo questa run sostanzialmente, dove potrete scegliere la skin della biglia
di Leolith che utilizzerà durante la run. E come opzioni avrete a disposizione Anguria, che sta vincendo con 12 euro. Oppure ci sarà Marbly Mac Marble Face e Smile, entrambe pari a 5 euro. Quindi potete ancora ribaltare la situazione donando attraverso il comando delle donazioni, che lascerò in questo momento in chat. Da lì potete donare anche per gli incentivi. Menziono anche gli incentivi che ci sono anche dopo. Ci sarà un incentivo per Dark Souls 3 Any% No Teardrop, dove puoi scegliere il nome del protagonista, dove al momento sta stravincendo il nickname del signor Giancarlo, che sta vincendo con 42 euro di donazioni. Dopodiché ci sarà il nome di Miyazaki Touch a 5 euro e quello di Gianfrocchio a 2 euro. Quindi potete scegliere uno di questi tre. Per il resto degli incentivi vi lascio il comando punto esclamativo incentivi in chat. Per il resto ti lascio di nuovo la parola. Ok, benissimo. Vedete lì, ho rifatto il salto del cubo che mi è venuto bene e poi ho pulito il resto dei collezionabili dentro quel livello al centro del mondo che si chiamava cratere. Il problema con i salti del cubo è che, essendo grandi distanze, un cambiamento piccolissimo nell'angolo ti può cambiare davvero tanto nell'outcome, e quindi lì che avevamo un'area su cui atterrare abbastanza piccola, dovevamo essere molto precisi, quindi purtroppo l'ho mancato una volta. Guarda, c'era un altro piccolo annuncio, se ti posso interrompere solo un attimo. Vai. Per la prossima ci sarà una run bonus da sbloccare. Se arriviamo ad un totale di donazioni di 1450 euro, verrà sbloccata una run bonus di Super Mario Bros. Di Super Mario 63. Runnata. Un attimo solo. Ah, abbiamo un attimo un problema tecnico. Se mi interrompo un attimo, ti lascio parlare e poi. Siamo in un livello che si chiama The Swapper. E questo nome è stato mantenuto anche nella traduzione italiana, perché è una reference al gioco The Swapper, che è un videogioco che è stato fatto dallo stesso uno degli sviluppatori di Talos Principle. Quindi, se non lo sapevate, sapevatelo. Ok, ti rinterrompo di nuovo. La runner è andata da Alien H e ci sarà per le 15:20. Quindi se riusciamo ad arrivare a un tetto massimo di 1450 euro, mi raccomando, donate, che avremo anche questa nuova run da mostrare. Sarà uno showcase in più, quindi mi raccomando. Ti lascio di nuovo la parola. Ok, adesso stiamo facendo una grande sequenza di salti del cubo. Questo mondo 1, in realtà, negli attempt, insomma, PB, dove puoi resettare quanto vuoi, è quello che generalmente si fa per primo, perché è quello meno consistente, e dato che ci sono molti salti del cubo di fila e sono tutti frame perfect, quindi è molto difficile farli rapidamente e correttamente, dato che sono anche molto precisi. Adesso me ne è venuto uno prima abbastanza preciso per quella stella che ho appena preso. Adesso me ne serve un altro. Appunto, non sono riuscito a atterrare dove volevo, e quindi adesso backup su backup per riuscire a fare questo mondo in maratona. Purtroppo il primo salto del cubo, anche questo, sbagli leggermente il lineup e ti manda completamente fuori. Stiamo cercando di andare leggermente a sinistra e niente. Questa è la volta buona, mi sembra. No? Sì? Ok, benissimo. Sono riuscito a entrare qui dentro. Ogni volta che c'è un salto di cubo che deve atterrare in una superficie piccola è un trauma, perché deve essere davvero molto preciso e ogni volta è un lancio frame perfect. Però ce l'abbiamo fatta. Adesso entriamo da fuori verso questo livello. E qui c'è un altro salto che potrebbe perdere molto se lo sbaglio tra poco, quindi veniamo di non fare errori. Piazziamo questo cubo sopra e poi saltiamo. Non sta andando proprio liscia questa run, diciamo. Cratere, che poteva perdere tanto tempo, l'ha perso. Così vicino, così lontano, poteva perdere tanto tempo e lo sta perdendo. Due volte. Vabbè, la magia della maratona.
Adesso dovrò fare una versione senza cubo, dato che non ho un cubo che mi ero portato dai vari salti del cubo nell'attempt prima, che è ancora più difficile. Però l'ho fatta first try, benissimo. Almeno questo. Poi per finire il mondo 1 dovremo fare un'operazione di parkour finale, prendendo questo pezzo di statua. Questo è un frammento di una statua che in realtà è un easter egg, ma avendo una collisione non lo possiamo usare per saltarci sopra. Adesso ho sbagliato un parkour abbastanza semplice, vediamo di recuperare un attimo la concentrazione. Eccoci. Prendiamo quella stella, poi piazzando il pezzo di statua possiamo saltare qui sopra e fare un po' di parkour verso questa leva. Quindi, come avete visto, di puzzle risolti abbiamo collezionato 25 tra robot e stelle in totale. Puzzle risolti come era inteso, ancora 0. E faccio un piccolo spoiler: quel numero rimarrà 0 fino alla fine. Quarto mondo, c'è un altro trick. Direi che questo è l'ultimo trick che se sbagliamo. Intanto il quarto mondo è bellissimo, ci sono i quattro puzzle su quattro isole ciascuno nel cielo. Adesso sto giocando con le grafiche al minimo, ma è uno spettacolo se giocate con le grafiche al massimo. A breve avrò l'ultimo trick che può perdere davvero tanto tempo se lo sbaglio. Vediamo. Non è questo, questo è un salto di cubo abbastanza semplice. È un salto di cubo che facciamo in parallelo, che è leggermente diverso da quelli che avete visto all'inizio, ma a voi vi interessa che è possibile e basta, perché se poi devo spiegare la differenza tra quelli in parallelo e quelli perpendicolari, facciamo notte. Quindi vi interessa che funziona e basta. Quindi ho preso il robot, adesso prendo una stella e faccio un salto del cubo da qui sopra. Vediamo se atterro. Era quello il trick che perdeva molto tempo. Adesso devo risalire sopra di nuovo. Sbagliato davvero di pochissimo. No. Non è. Speriamo che super 8 più tardi vada bene, insomma. La metto così. Perché qui davvero molti trick sbagliati di 2 pixel. Ok, meglio. Era meglio se atterravo oltre a quella barriera viola, ma poco male. Adesso siamo qui sopra. E questo cubo mi serve entrare in questo livello in questo modo, perché con questo cubo posso saltare qui sopra e cisare tutto il livello, saltare tutto andando sui muri, invece che risolvere il puzzle. Quindi, andato quel livello che è sinceramente un incubo. Questo Colliding Beams in realtà è uno dei livelli più semplici in tutta la run, perché c'è un cubo lì fuori che in teoria è inteso per la stella, che noi lo useremo per la stella, ma in un modo altamente diverso, perché normalmente deve premere un bottone, quello lì per terra, ma invece noi lo usiamo su questa roccia per accedere ai muri più alti. E dai muri più alti collezioniamo il resto. Premere le leve dall'alto ogni tanto è difficile perché hanno un hitbox verticale molto piccolo. Adesso, gli ultimi due livelli. Abbiamo consegna aerea, faremo un salto. Si chiama bump jump in inglese. Diciamo un salto rimbalzo, si può provare a tradurre. Comunque, saltando su una roccia, se andiamo con l'angolo e la velocità giusta, la roccia ci cambia la traiettoria del salto a favore. E possiamo usarla per andare su quel muro. Qui adesso c'è una leva qui sotto. E quello era il 17° e ultimo robot. E adesso con questo jammer che ci siamo portati lo possiamo usare per premere questo bottone. Normalmente bisognerebbe far uscire un altro oggetto da un altro livello per portarlo lì, ma noi possiamo andare sui muri un po' come vogliamo. Quindi,
Questo era il gioco, diciamo, la parte principale, ma quando collezionavo abbastanza stelle c'è anche un livello, diciamo, segreto che contiene gli ultimi 7 sigilli. E accedendo al livello segreto possiamo liberare Admin, che è un 18° robot. E quindi i più attenti avranno notato che ci stanno queste isolette nel mondo principale con queste ventole che possiamo usare per accedere a questo mondo. Questo è un puzzle di... con queste forme da Tetris che dobbiamo combinare nel modo giusto. Quel puzzle è sempre lo stesso, quindi mi basta memorizzarlo una volta e è fatto. E lo puoi risolvere solo se hai accesso a 10 stelle. Quindi non è obbligatorio per questa ending, per accedere a questo mondo, avere tutte 16, ma è più veloce perché facciamo tutto in un viaggio. Lì abbiamo fatto un altro Jammer Glitch in Raggiomania, che è lo stesso trick che abbiamo fatto all'inizio della run nel terzo mondo, se vi ricordate. E da Raggiomania, per fortuna, hanno lasciato questo buco nel muro che ci permette di far uscire il Jammer. Altrimenti questo mondo a 60 fps sarebbe davvero un incubo, ma avendo un Jammer da fuori, la maggior parte dei puzzle diventano facilissimi. Ci basta sapere cosa, quali barriere spegnere. Ovviamente, probabilmente l'avrete capito a questo punto della run, ma il Jammer semplicemente spegne le barriere a cui lo punti. E quindi tutte queste barriere che dovremmo aprire con complessi sistemi di connettori, possiamo semplicemente usare il Jammer e ci risolve la maggior parte dei problemi che abbiamo in questo mondo. Ultimi 3 sigilli, binario, c'è un Jammer che andiamo a prendere dentro per facilitarci altri Jammer Glitch. Poi dobbiamo andare qui dietro su questa collinetta perché dobbiamo avere un angolo preciso per prendere quella barriera all'interno. Piccolo spazio, grande soluzione. Dobbiamo, dentro dobbiamo lavorare anche un po' con i connettori. Questa è parte della soluzione intesa, ma solo parte perché l'intero inizio l'abbiamo saltato usando il Jammer su quella barriera. Poi ultimo sigillo grigio, dacci un taglio. Anche qui abbiamo una soluzione poco intenzionale. Dobbiamo prendere questo connettore prima che si riapra quella barriera. Fatto. E poi andiamo a metterlo qui, spegnere quella ventola e abbiamo finito con i nostri 40 collezionabili. Adesso c'è solo da liberare Admin risolvendo quest'altro puzzle che usa i 7 sigilli che abbiamo preso collezionato. E c'è un terminal finale dove appunto il gioco finisce, quindi pronti con il time. Dovrò solo selezionare un po' di opzioni di dialogo e avremo finito. Tempo breve. Un attimino di dialogo che dobbiamo aspettare. Time. Finito qua. Questo era il DLC fatto risolvendo nessuno dei puzzle, quindi se vi è piaciuto potete andarlo a giocare sul serio e a risolvere i puzzle come delle persone normali invece che andando sui muri come facciamo noi. Grazie mille per aver guardato. Se posso, vorrei interromperti un attimino per leggere un'ultima donazione che è stata fatta poco prima della fine da parte di Aedes Doubter di 5€, con commento: bellissima iniziativa e bravissimi runner, continua così Amarant, mi raccomando abbracciate Azriel e vogliamo Sisilon come nome di Squall, quindi mi raccomando con gli incentivi. Un saluto a tutti gli amici dell'Italian Speedrun Community e a tutti gli amici di Twitch. Grazie mille Aedes Doubter per la donazione e grazie mille a te Amarant per aver runnato Talos Principle Gen a 100% 60 fps. E se hai qualsiasi
qualche altra cosa da dire? Sei libero di farlo, altrimenti... Nulla da dire, grazie a voi. Perfetto, allora ci vediamo fra poco con la prossima run di Marble Tap da parte di Leolitz. Ciao ciao.